Roma, per far fronte all'emergenza sicurezza, utilizzerà l'esercito per presidiare i luoghi più a rischio. Durante l'estate i militari saranno impiegati per vigilare i capolinea dei bus e le stazioni ferroviarie più pericolose. Ma che ne pensa la gente? Pensa che è brutto segno. Il quarto ritorniamo indietro di 70 anni. Così è cominciato. Evviva, era ora, sì. Bene, molto buona l'idea. Penso che è una cosa buona per il momento, però vorrei che venissero anche in periferia, perché noi abitiamo in periferia e adesso abbiamo gli zingari sotto casa e abbiamo paura a scendere. Io non sono d'accordo. Penso che comunque sia una cosa buona. A parte il fatto che per dire i famosi cose di quartiere non l'ho mai vista nel quartiere mio. Sono favorevole, penso che sia perlomeno una fonte di sicurezza e di... per le persone che abitano dentro Roma. Per me qualsiasi soluzione, anche militarmente, mi sta bene, purché ci sia un controllo efficace. Non voglio neanche dire che diventiamo un paese dittatoriale, la dittatura, lasciamola perdere, cioè non sono d'accordo. Negli ultimi anni Roma è stata comunque aggredita, diciamo, un po' dai piccoli delinquenti, quindi quello che si avverte nella popolazione, diciamo, è la mancanza di sicurezza nelle piccole cose. Errato, cioè, sono tanti poliziotti che è vero che fanno il lavoro loro anche in ufficio, potrebbero mettere i militari in ufficio e tirar fuori i poliziotti che sono preposti per fare questo lavoro. Sono pienamente d'accordo. Penso che comunque sia sempre il problema il fatto che di leggi ce ne sono, gente viene impiegata, ma penso che sia difficile farla rispettare la legge. Essendo mamma di un bambino che un domani diventerà un ragazzo e quindi farà parte della società che spero non peggiori ulteriormente a livello qualitativo, sono sicuramente molto felice di questa iniziativa. Quindi ci aspettiamo più sicurezza, così come il sindaco Alemanno ha promesso. Per il momento ancora non abbiamo visto niente. E se non i militari, quali altri provvedimenti si potrebbero studiare? Solo i carabinieri, polizia, guardia di finanza, o se serve personale assumono personale, visto che dicono che c'è tanta disoccupazione fra i giovani. Basterebbe mettere dentro quelli che delinquono, per dire, già potrebbe essere una cosa migliore. Ma no, almeno un vigile di quartiere, del volontariato, vigili in pensione che si offrono di controllare la zona, i quartieri, queste cose qui noi ci aspettiamo. Ma secondo me basterebbero le stesse forze dell'ordine. Basterebbe impegnarci di più a far rispettare le leggi. È proprio il senso civico che secondo me ci manca. Non ci sono alternative, ci sono i poliziotti. Cioè io capisco queste soluzioni un po' estreme, ma il problema siamo noi, non è la ricerca del tipo di soluzione che non va. Il poliziotto deve fare il lavoro suo. No, io invece non sono d'accordo, per questa polizia, per questa... sì, per questi mezzi... chiamiamoli così, di autoritari, ecco. Che siano militari o borghesi o qualunque, l'importante è che si risolva il problema. Beh, se non i militari, comunque anche delle forze, diciamo, sociali, dalla popolazione stessa, che potrebbero magari dare un aiuto a delle persone che si trovassero in difficoltà. Insegnare di più l'apertura mentale verso il prossimo, verso gli stranieri, ma nello stesso tempo insegnare ad italiani e stranieri che occorre rispettarsi tutti quanti.